Paisase, da paisaxe da paisaxe temos conosco a un dos grandes especialistas da paisaxe en Europa en Italia, Raffaele Milani, tamén el representante dunha escola forte, neste caso a escola italiana, poderíamos remontarnos, verdade, a Rosario Asunto despois a Venturi Ferriolo, e Milani entronca con esa tradición de humanistas coñecedores da paisaxe nun sentido artístico, filosófico, literario, estético. Milani é profesor de estética da Universidade de Boloña, del Departamento de Filosofía, ten dirixido un máster europeo de paisaxe, E, e miembro de prestigiosos comités científicos e instituciones de paisajes nacionales, italianos e internacionales, como, por ejemplo, no caso francés, ¿verdad?, ministerio de medio ambiente, es en el caso, no caso francés o ministerio sí. e, de. de ou ten impartido a se mesmo conferenzas en varias universidades de Europa, do Norte de América, de Japón, ha participado ou particip ten participado en numerosos convenios sobre o tema da estética e entre os seus libros interesantísimos cabe recordar aquel que se adica ás categorías estéticas, aquel sobre o tema do pintoresco, outro sobre il fascino de la paura, la fascinación, a fascinación polo medo, no sentido estético, la invención, a invención del gótico, dal rococó al tras, e, sobre todo, este que temos aquí con nos coose, verdade, a arte da paisaxe, que acabamos de traducir o castelán coa editorial Biblioteca Nueva. Entre outras cousas, cabe dicir que ha dirixido moitos proxectos de, inve de investigación sobre a paisaxe e que actualmente dirixe a redacción dun manual sobre a paisaxe europea En italiano va a ser publicado por una edi editorial italiana con el propio Pierre Donadier y el coprofesor alemán Küster. Así pues, de eso vos, sa, el profesor Milani, gracias. Gracias mille, Federico. Eh, Sentí, devo tocar esto ahora. Allora buonasera, grazie per questo invito e grazie al professore Federico Lopez Silvestre per questa introduzione e eh, grazie mille al Consiglio della Cultura della Galizia per avermi invitato a questo importante convegno sul paesaggio e sull'immaginare il paesaggio. Quindi grazie anche al professor Francisco Diaz Fierros che molto gentilmente eh, ci ha ospitato in una maniera squisita. Io affronterò eh, questo e devo anche ringraziare ancora eh, il professor Lopez Silvestre per questa edizione spagnola dell'arte del paesaggio e insieme a lui altri amici, come Jan Noguet, e, e l'altro collega che dirige questa collana, il professor Maderuelo. Sono ovviamente molto felice di questo. Il, il libro è apparso poche settimane fa in Castigliano, ed era apparso un anno e mezzo fa, per Act Sud in francese e poi apparirà in edizione americana alla fine dell'anno. Io ho preparato una relazione che ha questo titolo Il paesaggio come istituzione dell'estetica e eh, riassumo le posizioni che ho espresso in questo libro ma vi ho anche aggiunto altre considerazioni che erano sparse anche nelle relazioni dei colleghi di ieri e di questa mattina voi sapete quanto <ride> sia importante l'estetica e ieri io sono intervenuto proprio cercando di dire che l'estetica non è un modo di semplificazione per abbellire l'ambiente o per creare giustificazioni di mascheramento. L'estetica è costitutiva della civiltà, del pensiero nei suoi fondamenti civili e giuridici. Quindi è proprio di questo che io volevo parlarvi oggi. Metto a fuoco da subito come ho sviluppato questa relazione. Io parlerò dell'arte del paesaggio, vale a dire di come l'arte debba intendersi di come il paesaggio debba intendersi in quanto espressione artistica, non un'espressione di un'arte speciale, ma come un'espressione delle capacità umane di modellare il territorio e di trovare risorse nell'ambiente. Il vocabolo è moderno ma ha radici antichissime. Io quindi parlo dell'arte del paesaggio e non tanto solo dei paesaggi nell'arte, cioè del paesaggismo pittorico, che è un aspetto dello studio paesaggistico. mi concentro sulla nozione di istituzione dell'estetica, cioè di principi dell'estetica e inserisco l'idea di paesaggio nella sua storia. Il paesaggio si configura da subito come opera dell'uomo, per questo è arte del paesaggio, parlo di arte del paesaggio, memoria. Cultura, sentimento, stamattina proprio Donadio ha parlato di questo: un insieme di pratiche, di esperienze e di rappresentazioni. Sviluppo questo discorso con una prima osservazione sull'arte del paesaggio, cioè cosa significa. Una seconda considerazione sul paesaggio come relazione. Il paesaggio è relazione e mutazione. Una terza osservazione sull'armonia, cioè quindi sui principi costitutivi dell'armonia, a sua volta fondamento di un discorso estetico. Dopodiché terminerò con un'altra eh, ultima, quarta considerazione che riguarda aspetti relativi al gioco dei contrari, cioè una cosa contraria all'altra nell'ambito dell'estetica antica e dell'estetica contemporanea. E qui si apre un abisso di significazione. Cioè, se è giusto continuare a vedere il paesaggio come un ideale, così come era stato formulato tra, il sei, tra il sei, fine del Seicento e fine dell'Ottocento. Bene, io leggo il testo, che voi potete avere, anche eh, in castigliano, e poi. Alla fine, se ho tempo, dirò qualcos'altro. Quindi mi potete seguire con molta calma lungo il testo. Potremmo cominciare con un sospiro dicendo, di fronte allo sfacelo del mondo, assieme a Junger, che lo spazio ha perso la sua bellezza ma poi aggiungere, incantati dallo splendore della natura rimasta, ricordando con l'Ugo dell delle illuminazioni, che in vista dei miracoli di Dio ritraggo la mia ragione di fronte all'immensità. Presi da questi due stati d'animo, ci interroghiamo sull'eleganza delle forme che ci circondano per il fascino degli occhi e lo stupore dell'immaginazione. Spavento e incanto dominano soprattutto oggi la nostra mente. Di fronte a questi sentimenti, perché di sentimenti parliamo, come di fronte alla drammatica trasformazione dei luoghi, Esprimiamo una prima considerazione sull'arte del paesaggio. Bisogna sottolineare il fatto che tutto ciò che viene dall'esperienza estetica, tutto ciò che abbiamo chiamato e chiamiamo bello, non è qualcosa di superficiale, di meramente ornamentale, di appiccicato per far figura, ma sostanziale alla civiltà sin dalle sue origini. Perché ciò che è ben edificato, costruito, amministrato, plasmato dall'uomo è anche di per sé, potremmo dire, assolutamente bello. Lungo il cammino della storia, che è sempre segnato da tragedie, si sono messi in luce canoni di congruità e incongruità di armonia e disarmonia, di garbo e sfiguramento, che non sono regole superficiali. Come spiega molto bene Yves Bonfoy nel suo libro sull'entroterra, l'Italia, alcune zone dell'Italia, particolarmente il centro dell'Italia, come altre parti del mondo, sono il risultato di un'ideazione che è allo stesso tempo disegno, modellamento e scultura di quella terra, regno degli uomini che l'abitano. Le ragioni dei siti UNESCO e un motivo centrale della Convenzione di Firenze muovono proprio da questa unità di principi antichi e moderni, che vede insieme comportamenti e ideali. È davvero uh, disastroso ritenere l'estetica un approccio sentimentalistico alla valorizzazione e alla difesa del paesaggio. Il paesaggio, parte del mondo e della natura, è una grande esperienza dell'emozione, della visione, della contemplazione, ma anche del lavoro umano così come si è variamente dispiegato nel territorio e nell'ambiente. Risultato culturale, non intellettuale, perché la natura della quale esso è rivelazione sul piano delle forme viene vissuta, sentita e modificata dall'uomo nel corso del tempo. In questo processo converge un universo di azioni, percezioni, rappresentazioni, immagini e commozioni che è poi l'immane opera e il grande racconto dell'uomo sin dalle origini della civiltà. Da una fitta rete di riflessioni sul paesaggio come categoria estetica, perché allo stesso tempo categoria etica, Emerge un panorama di echi e rinvii profondissimi. Vediamo svolgersi nella storia delle idee illuminanti osservazioni di Kant, Olderling, Schiller, Schlegel, Hegel. In un, in un disegno grandioso si possono raccogliere buone sintonie tra le diverse posizioni promosse dal pensiero novecentesco. Simmel nel 1913, Klages nel 1913, Kereni nel 1937, Kassirer nel 1945, Karl Schmidt nel 1950, Marcel Schwind nel 1950, Irving Strauss nel 1956, Joachim Ritter nel 1963, Hartmann, Nicolaus Hartmann nel 1963, Lukacs nel 1963, Adorno nel 1970, e tra gli ultimi eh, Dufresne nel, nell'87, per fissare una linea. Da queste linee il paesaggio <coughs> spicca quale risultato di sensibilità, cultura e storia, opera dell'arte e dell'immaginazione. Dell In questo senso per immaginazione intendo progetto e lavoro. Questa prima esperienza ci fa capire che i paesaggi possono essere giudicati per usare, per usare termini specifici di un linguaggio filosofico ora un po' desueto, appartenenti alle cose belle in senso materiale, al pari della tela o della tavola dipinta, del marmo scolpito o delle concatenazioni a, a, acustiche di suoni e toni, eccetera. Insomma, al pari delle altre arti, che, possono esserlo, come dichiarava Rosario Assunto. Citazione da Rosario Assunto. Allo stesso titolo delle opere d'arte, non solo, ma anche senza pregiudizio del loro essere natura, oggetto cioè il paesaggio, di quel particolare tipo di esperienza estetica ultimativamente esplicantesi in un giudizio nel quale l'uomo gioisce o soffre godendo non solo della natura come oggetto, cosa bella in senso materiale o eventi belli come gli spettacoli sulla scena, ma anche del proprio vivere all'interno della natura e far parte di essa. L'uomo diventa protagonista oltre che spettatore, del proprio essere oggetto e soggetto insieme di quella realtà, il paesaggio, che per lui è motivo di gradimento estetico. Fine citazione. Questo è un passo molto importante dal, dall'estetica e il paesaggio. Un testo scritto alla fine degli primissimi anni settanta e poi ripubblicato successivamente. Ora passo alla seconda considerazione. Seconda considerazione sul paesaggio come relazione. Il paesaggio non è soltanto natura, ma è ugualmente cultura, è storia e memoria. In forza di ciò è arte della natura e nella natura. Il paesaggio, seguendo il pensiero di Rosario Assunto, è in quanto immagine una forma spirituale che fonde visione e creatività, perché ogni sguardo, e lo sguardo è una relazione, crea un paesaggio ideale dentro di noi, definisce in sostanza una categoria anche mentale. Già i primitivi, gli antichi, chi ci ha preceduto, ha saputo trasformare la nostra capacità di vedere e sentire partendo da un riconoscimento comune, la partecipazione alla vita del mondo, da cui poi discende il suo successivo significato di processo psichico unificatore dell'esperienza estetica, qualcosa che si dà immediatamente sia come atto della visione dei sensi, che come atto del sentimento. Se lo esaminiamo poi dal punto di vista delle forme materiali, il paesaggio, anche quando la natura si presenta nello stato più selvaggio e incolto, prima di ogni trasformazione operata dall'ingegnosità umana, è una scoperta alla quale l'uomo perviene guardando alla natura. Con il suo gusto, che è sempre il gusto di una cultura, e ogni scoperta estetica di nuovi paesaggi promuove a sua volta questi sconvolgimenti del gusto e della cultura. È un'altra citazione dallo stesso libro. E sempre Rosario Assunto a precisarlo in una, un, ancora in un altro passo del, del paesaggio e l'estetica, ne consegue che il cosiddetto paesaggio naturale. Non solo quello rappresentato o coltivato, è anch'esso un paesaggio prodotto, plasmato dall'uomo, è natura a cui una cultura ha impresso le proprie forme senza distruggerla, anzi modellandola. Per queste ragioni, si ritiene legittima la critica del paesaggio parallela alla critica d'arte. In questa prospettiva che si apre a consonanze con precedenti riflessioni di Simmel e Cassirer, l'uomo diventa artista già quando accetta la natura entro un disegno di contemplazione e immaginazione, ma anche prima e oltre il ribadito aspetto del fare, organizzare, produrre, partecipare. Possiamo osservare, muovendo da queste due considerazioni, che l'ideale della bellezza nel contesto di una teoria del paesaggio eleva lo stesso paesaggio per il suo statuto etico ed estetico a bene universale, mettendo così in luce una qualità che sentiamo comune a tutti gli esseri, cioè ci esprimiamo ontologicamente, una bellezza vivente in cui la contemplazione trasforma l'uomo in, in modo che comprenda e sia compreso nella natura. La vita vi assume una forma che ha in sé stessa il proprio scopo e la sua giustificazione nel manifestarsi dell'infinito prodigarsi biologico. Solo così possiamo raggiungere la forma infinita della finitezza. Che ci commuove quando ammiriamo tutto ciò che è bello, quasi fossimo noi stessi infiniti, al pari della natura cui sentiamo di appartenere. Solo in questa epifania il bello e l'utile sono intercambiabili. Il lavoro e la fatica dell'uomo si uniscono all'ideale. Affermiamo e difendiamo ciò anche di fronte allo sfacelo del mondo. Immagine dalla quale siamo partiti all'inizio di questa relazione, immagine avvertita e dichiarata nel 1943 dal da grande storico Huizinga nel paragrafo sul tramonto del paesaggio contenuto nell'opera Lo scempio del mondo. Bene, sono passati tanti anni e ancora ci interroghiamo sullo scempio del mondo ed è per questo che siamo anche qui in una speranza, non solo in una visione della perdita. Il tema della bellezza, che coinvolge anche importanti questioni teologiche tra i miti e le narrazioni, può essere letto alla luce di un complesso manifestarsi dell'umano. Nell'ambito di questo discorso sull'arte del fare, sulla finitezza e l'infinitezza, sull'ideale ritrovato e rinnovato, Essa bellezza deve essere intesa sia come una bellezza acquietatrice legata alla contemplazione, sia come una bellezza inquietante che va oltre la contemplazione, ricevendo uno stato febbrile dal desiderio connesso al percepire e all'operare. La bellezza. Compone comunque un protendersi continuo e vivo dell'io tra le qualità che, per un'ulteriore divisione, possiamo chiamare relative all'interiorità e all'esteriorità. Nel suo vario dispiegarsi tra la vita dell'esperienza e la vita dell'idea, possiamo comprendere, da un lato, ciò che è bello perché è presente nella caducità dell'esistenza reale e dall'altro ciò che è bello nel segno di una, presenza, di una presunta, presunta imperitura sovranità dell'essere. Il paesaggio, grazie a ciò, è la sede di uno scambio mutevole tra il mondo ideale e il mondo empirico, tra le categorie mentali e le categorie culturali. Paesaggio, grazie al fatto che rappresenta un punto d'alta espressione della civiltà artistica, diventa così una istituzione dell'estetica, un fondamento o uno dei fondamenti di questa disciplina. Se poi puntiamo lo sguardo sulla città moderna, avanza un'altra immagine di immane disfacimento. Su questo posso ritornare dopo quando ci saranno domande. Sarà il nostro, ancora una volta, uno sguardo angosciato nel tentativo di difendere la natura brutalizzata, una difesa che retrospettivamente giunge fino alla visione di un Ruskin. Di fronte alla città di Prometeo, dove domina il genio devastatore, così potremmo dire metaforicamente, dell'economismo, del produttivismo e eh, dello scientismo, Vorremmo proporre il modello di anfione che ammansiva con la musica e il canto la razionalità del costruire. Dagli sguardi possibili sul cosiddetto paesaggio urbano costruito, dalle metropoli che si estendono infinitamente, risorgono poi continuamente per contrasto speranze e ideali verso luoghi che possano ancora essere simboli di un'umanizzazione della Terra. In questi ultimi anni altri pensatori e studiosi, oltre a quelli citati, hanno raccolto il bisogno di un'eccellenza della bellezza per accedere alla verità del mondo, della vita, della natura. James Hillman ha discusso del valore, della, del valore e della pratica della bellezza naturale. Dichiarando, citazione, se la vita è biologicamente estetica e, si, e se il cosmo in sé è primariamente estetico, allora la bellezza non è semplicemente un accessorio culturale, una categoria filosofica, una provincia delle arti o anche una prerogativa dello spirito umano. È sempre rimasta indefinibile perché porta una testimonianza sensibile di ciò che, al di là dell'umana comprensione, è fondamentale. Fine delle citazioni. Christian Meyer, dal canto suo, eh, questo è un libro di die circa dieci anni fa, eh, di James Hillman. Christian Meyer, più o meno all'inizio degli anni 90, ci ha inoltre invitato a pensare al legame tra politica e grazia presso gli antichi greci e ci ha spronato a vederne illuminanti proiezioni nella modernità. Dopo tutte queste considerazioni dobbiamo allo stesso tempo notare che il paesaggio con la sua arte del fare, rappresentare, immaginare, progettare è anche un'avventura. Perché in questo senso non istituisce che regole provvisorie e in mutamento. I canoni di visione, pur riaffacciandosi nella storia, vivono di continui superamenti. Il paesaggio non è esperienza di routine, è legato invece soprattutto alla capacità, cioè all'arte, di modellare e scolpire il territorio, allo stupore di contemplare, alla mobilità dello sguardo. Il paesaggio non dipende da un prima e da un dopo, è qualcosa di incoerente, irregolare, non privilegia un sistema preciso di osservazione. Ha una componente che potremmo considerare onirica perché è legata all'immaginazione. Inoltre, proprio pensando allo sviluppo dell'arte moderna e alla rivoluzione epocale, del rapporto tra architettura urbanistica, trasformazione dei luoghi e delle tecniche agricole, rileviamo una corrispondenza tra la morte dell'arte e la fine del paesaggio. Trattare della valorizzazione e della tutela dell'ambiente comporta inevitabilmente un interrogarsi sulle motivazioni che hanno inizialmente mosso questo processo della cultura e della civiltà. L'estetica del paesaggio raccoglie una serie di osservazioni, riflessioni, ragionamenti, progettualità, opere, al fine di definire un campo di studio e un piano disciplinare. Lo fa rispondendo a un rivelarsi di forme, in consonanza con l'intervento materiale e immateriale dell'uomo che le fa vivere. Vi ritroviamo una fusione di spirito e materia. E qui cito Dufresne. Per citare Dufresne potremmo dire, per esempio, che un certo angolo di paesaggio può essere considerato opera dell'arte nei termini di una riflessione sulla natura naturans e sulla natura naturata. Perché i luoghi sono oggetti culturali e naturali allo stesso tempo, relazione di dati oggettivi e creazioni dell'uomo anche in vista di uno scambio tra naturale e artificiale. L'uomo, imitando la natura, agisce in quanto naturante attraverso il genio di essa natura infuso negli uomini citazione da Dufresne, spetta all'uomo vivere la natura come mondo, generare il possibile che si propone nel reale, fine della citazione. In questo senso e in questa direzione che coinvolge il gusto e l'attività umana, si può anche affermare che arte e categoria estetica sono qui correlativi. L'uomo modella territori con le coltivazioni, migliora l'assetto dei luoghi, cura la realizzazione dei giardini, insegue il sogno di siti non contaminati dalla sua presenza, fornisce o inventa immagini del mondo, elabora un universo di impressioni. Egli inoltre si rappresenta quei dati in un sentire necessario per tradurlo nel riconoscimento delle forme e poi ancora nella loro evocazione, fino ad elaborarlo in vista in una viva partecipazione e annullamento catartico. E su questo devo fare un riferimento a Schopenhauer. Schopenhauer nei supplementi al mondo aveva visto romanticamente, citando il sentimento del sublime, la natura e in tale contesto possiamo vedervi anche il paesaggio in relazione alla musica per una funzione catartica dello spirito. Questa visione dunque è antica e moderna allo stesso tempo. Ora passo alla terza considerazione. L'analogia con la musica conduce a questa mia terza considerazione sempre rispondente al paesaggio come istituzione dell'estetica, che riguarda l'armonia. Nell'opera che il paesaggio compone troviamo l'espressione di una datità che suscita nell'osservazione, come per un salto improvviso, oltre contatto diretto, l'illusione di materializzare l'intima realtà dell'oggetto. Tra l'impressione dell'osservatore e l'espressione dell'artista, che sia esso pittore, fotografo, cineasta, ma anche architetto, giardiniere o scienziato agronomo, non importa, c'è un registro di cambiamenti che investe la morfologia, la descrizione geografica e l'area emotiva. Si tratta di un processo di incorporazione e introiezione che corrisponde a uno scambio tra soggetto e oggetto, tra interiorità ed esteriorità. Processo che per un verso ha cercato delle costanti, delle norme, un'ansia di valori perenni, per un altro una spinta all'avventura, cioè all'incoerenza, come abbiamo descritto due forze che nel corso dei secoli hanno comunque plasmato insieme ciò che chiamiamo ancora oggi paesaggio. L'armonia e la bellezza, concetti dalle varie irradiazioni, sono il punto di riferimento di queste riflessioni. L'armonia soffre in qualche modo dello stesso destino della bellezza, con la quale è così intimamente congiunta. Entrambe tendono a impallidire nel moderno vocabolario estetico perché implicano ambiguità metafisiche sempre risorgenti. Allora, precisiamo tre significati fondamentali de, dell'armonia. Possiamo elencare tre significati di armonia. Il primo uso si fa risalire a Pitagora. E si estende per gran parte nel periodo classico e medievale. Fa riferimento alla divisione in diverse porzioni di una corda in vibrazione, secondo precisi rapporti aritmetici che producono suoni eufonici in relazione al suono emesso dalla corda risuonante interamente. Questa elementare legge fisica. È proiettata su scala cosmologica, cosicché l'armonia è intesa come rapporto tra ciò che esiste nel mondo terreno e le sfere che formano l'universo. La musica delle sfere può così essere considerata in senso letterale, e l'armonia come la relazione che si stabilisce tra le sfere e la Terra. Estesa alle opere d'arte, l'armonia conferma il canone della relazione cosmologica. Una stato armoniosa non riflette le forme reali del corpo, ma le sue forme ideali in rapporto a quelle puramente intellegibili che rimangono nascoste. Il principale difensore di questo punto di vista è Plotino. Il trattato sei del libro primo dell'Eneadi incorpora tutti gli elementi essenziali dell'armonia metafisica che saranno poi messi in evidenza nell'ambito estetico. Plotino basa la sua identificazione della bellezza sulla somiglianza e la comunione all'uno. Nel paragrafo intitolato Il musico si eleva intuendo l'armonia dell'intellegibile si dice che egli, citazione, deve separare la materia in cui si attuano gli accordi e le proporzioni per intuire la bellezza degli accordi in se stessi e comprendere che le cose che lo incantavano sono intelligibili, cioè l'armonia intelligibile. Fine della citazione. Non una bellezza particolare, ma appunto la, la bellezza dell'armonia intelligibile. Egli inoltre dovrà adoperare argomenti filosofici per credere a, real a realtà che possedeva inconsciamente. In un altro punto tratta delle armonie impercettibili e delle armonie sensibili. Queste ultime sono fatte, eh, le armonie sensibili, dalle armonie impercettibili. I sensi rivelano le armonie impercettibili all'anima che può intuirne la bellezza in quanto esse rivelano l'identico nel diverso. Le armonie sensibili sono misurate da numeri in un rapporto subordinato all'azione sovrana della forma. Vale a dire che immagini ed ombre discendono sulle bellezze sensibili nella materia ordinandola e commuovendoci con il loro aspetto. Queste ultime sono parole appunto, tratte dal testo di Plotino. Nell'antichità classica e nel medioevo il rapporto armonioso e la bellezza che esso produce sono oggettivi, ritenuti oggettivi. L'armonia del cosmo si riflette nell'oggetto. La definizione di bellezza eh, contenuta nella Summa Teologia di Tommaso riassume questa idea. La bellezza in questa definizione include tre condizioni, integrità o perfezione, poiché le cose che non lo sono per questo stesso fatto sono brutte, proporzione o armonia e infine chiarità o chiarezza, da cui deriva che si chiamino belle. Le cose che sono chiare, l'idea di Claritas. Il secondo significato di armonia sposta l'attenzione dal piano cosmologico degli enti a quello psicologico dello spettatore. Nelle formulazioni estetiche del XVII e XVIII secolo e lungo... In tutta l'epoca empirista essa si situa, soprattutto con Shasbury e Hutcheson, all'interno di una teoria della sensibilità. La bellezza e con essa l'armonia è in sostanza eh, una sensazione esperita unicamente dal soggetto che insegue, attenzione, l'uniformità nella varietà. Terzo significato vede l'armonia nel gioco delle facoltà. Kant basa l'universalità dei giudizi estetici non su qualche armonia cosmica, ma su una comune operazione delle facoltà di giudicare. Questo soggettivo giudicare l'oggetto o la rappresentazione che ne viene data precede il piacere dell'oggetto stesso. Armonia, in questo senso, non è assolutamente armonia di parti dell'oggetto. Essa vive ed esiste nelle facoltà e nel modo trascendentale in cui esse facoltà operano. Hegel affronta il problema dell'armonia in vari punti nelle sue lezioni di estetica. Nella prima esposizione del concetto di armonia, che si rispecchia puntualmente nelle pagine sulla musica, si pone già una visione sistematica, tenuta insieme dalle considerazioni sulla bellezza in forma astratta, che la contiene insieme a regolarità, simmetria, conformità a leggi. L'armonia viene definita, cito, un rapporto di differenze qualitative, anzi di una totalità di tali differenze, che trova il proprio fondamento nell'essenza della cosa stessa. Fine della citazione. Tale rapporto esce in questa prospettiva dalla conformità alle leggi, in quanto l'armonia contiene in sé il senso della regolarità e va oltre l'eguaglianza e la ripetizione. Allo stesso tempo, le diversità qualitative non soltanto s'affermano come differenze nel moto di opposizione e contraddizione, ma anche come unità concordante che ha messo in evidenza tutti i momenti che le appartengono e che le contiene come un intero in sé unito. L'armonia consiste, da un lato, nella totalità di dati essenziali e, dall'altro, nella loro semplice, dissolta opposizione, ragione per la quale l'appartenenza reciproca e la connessione interna si mostrano come loro unità. È in questo senso, precisa Hegel, che si parla di armonie di forme, di colori, di suoni, eccetera. Così il blu, il giallo, il verde, il rosso sono delle differenze necessarie di colori contenute nell'essenza stessa del colore. Diversamente dalla simmetria, non abbiamo qui solamente diseguaglianze riunite regolarmente in un'unità esterna, ma anche opposizioni dirette come quella di giallo e blu e la loro neutralizzazione è, e eh, è, è concreta identità. La bellezza dell'armonia dei colori consiste nella cancellazione di differenza e opposizione, in modo che si mostri il loro accordo nelle stesse differenze. Essi si appartengono reciprocamente perché il colore non è unilaterale, ma totalità essenziale. L'esigenza di totalità giunge fino a dire che l'occhio non ha dinanzi a sé come oggetto solo un colore, perché soggettivamente vede anche l'altro, secondo la tesi poi di Goethe. Hegel procede poi a una comparazione per spiegare questo fatto. Fra i suoni, per esempio, la loro tonica mediante e dominante, sono differenze essenziali di suoni tali che, riunite in un tutto, Concordano nella loro differenza. Lo stesso, continua Hegel, accade per l'armonia della figura. La sua posizione, quiete, movimento, eccetera. Nessuna differenza deve qui presentarsi in modo unilaterale per sé, già che ne sarebbe distrutto l'accordo. Tuttavia, Conclude su questo punto Hegel l'armonia come tale non è ancora la soggettività e l'anima libere e ideali perché in queste ultime l'unità non è una semplice appartenenza reciproca e semplice accordo ma imporre negativamente le differenze per cui soltanto viene a realizzarsi la loro unità ideale. L'armonia non raggiunge questa idealità. Per esempio, dice Hegel, tutte le melodie, sebbene abbiano a fondamento l'armonia, hanno in sé ed esprimono una soggettività più alta, più libera. La semplice armonia, nella visione hegeliana, sebbene costituisca il grado più elevato per quanto riguarda la forma astratta e si accosti già alla soggettività libera, non mostra né l'animazione soggettiva come tale né la spiritualità. La coppia, coppia melodia-armonia è sempre in gioco. Novalis, dal canto suo, aveva in precedenza insistito su analogie tra i sensi e le arti in relazione a questi concetti aveva presentato l'esigenza d'unità della forma delle, delle composizioni pittoriche che riposa su rapporti fissi, come appunto l'unità dell'armonia musicale. Aveva inoltre dichiarato che armonia e melodia sono nel complesso una cosa sola. La melodia è successiva, l'armonia è relativa, con la precisazione ulteriore che l'armonia è il rapporto fra due. E più suoni coesistenti. Vado alla terza considerazione e concludo. In questa ultima pagina capirete le ragioni poi di questo sforzo filosofico e teoretico per andare a rintracciare un discorso di dissonanze e consonanze in un gioco dei contrari. E arrivo. Allora, siamo appunto nella terza considerazione, no? E quindi abbiamo parlato di analogia con la musica ed analogia con la musica che è sovrana anche in uno schema comparativo tra le arti. Questa terza considerazione non è una digressione, vedete, ma una messa a punto di quel cenno fatto da Schopenhauer sulla analogia del paesaggio e della natura con la musica. Arte nella quale il principio d'armonia regna sovrano. Per armonia, infatti, si intende in senso figurato un accordo di sentimenti e di pensieri il cui effetto dona un generale senso di pace e di serenità. Quest'idea muove dal campo dell'estetica, da un universo percettivo, dove si esprime una complessa consonanza di segni percettivi e dati oggettivi. Una convenienza di parti, un accordo di toni. Goethe scriveva a, a Knebel il 17 novembre del 1789. Citazione: Ogni creatura non è che un tono, una sfumatura di una grande armonia che si deve studiare anche nella sua totalità e ampiezza, altrimenti ogni particolare non è che una lettera morta. Fine della citazione. Con questa felice integrazione di particolare universale il poeta chiarisce in una rapida sintesi un primo significato del termine che risulta legato alla nozione di tonalità, tonalità che potremmo dire affettiva specifica delle categorie mentali nelle quali i concetti si fondono con le impressioni sensoriali e i sentimenti. L'armonia è una nozione fondamentale del pensiero e dell'arte, strumento della filosofia e manifestazione della vita estetica. Si pone tra la realtà e il valore ed è capace di offrire, attraverso la teoria e l'esperienza, un esteso campo di conoscenze. In quanto categoria estetica, anche l'armonia rispecchia il mutamento incessante dello statuto delle forme e si fa a misura dei rapporti che presiedono ai nostri giudizi nel campo della sensibilità delle tecniche delle pratiche creative. Spostandoci ancora una volta dalla musica verso le altre arti, lo abbiamo fatto poco fa, osserviamo che in letteratura l'armonia richiama l'analogia, le onomatopee, Esempi della cosiddetta armonia imitativa, in un irraggiamento evocativo e fonico. Nasce da un musicale accostamento degli accenti e delle pause, dalla disposizione delle parole e delle frasi, atte a rendere il discorso piacevole in un tutto organizzato. In architettura, in pittura e nelle arti plastiche in genere, essa vale rispetto all'intero. In quanto ordine delle parti riunite insieme per conveniente accordo, proporzione e buona disposizione delle figure. Se noi facciamo rientrare il paesaggio entro, e veniamo al nostro argomento in senso specifico, entro il numero ora sfrangiato delle arti contemporanee, possiamo vedere come l'armonia insieme alla bellezza vi abbia un ruolo non determinante. Mentre nella tradizione, oggi non è determinantemente nella tradizione, l'articolazione delle linee, dei volumi, dei colori nella vista di un paesaggio compone o componeva un sistema di dati che può essere letto allo sguardo secondo i principi dell'armonia stessa. Inoltre l'armonia, nel suo principio primo, studia il movimento nella relazione tra spazio e tempo. C'è un'aspirazione nel sentimento e nel disegno del paesaggio a non riflettere o utilizzare semplicemente le forme reali con, la quale, con le quali la, la natura si rivela, ma le sue forme ideali in rapporto a quelle puramente intelligibili che rimangono nascoste. Lo sguardo del contemplatore è lo sguardo di chi cerca l'essenza degli oggetti dinanzi a noi lo stesso di un Dürer mh? o di un Turner prima, prima che diventino pittori, cioè una musica interiore nella consonanza di quei dati che si riassume in un disegno di forme ideali. Vi è poi una considerazione da fare a partire dall'analogia fra musica e architettura. Con la separazione tra arti del tempo e dello spazio, che non è così definita come sembra, è, è logico, è importante collegare il concetto di movimento e ritmo a quello di simmetria e constatare in fondo quanto i due estremi si tocchino. Lo dimostrano le discussioni che pongono il tema dell'armonia e della disarmonia, dell'assonanza e della dissonanza, nel rispetto delle regole e della libertà. Del sentimento nel quadro storico del sistema delle arti liberali e delle belle arti dall'antichità alla modernità. È un percorso che da Pitagora giunge fino a noi attraverso Agostino e Leibniz. Vitruvio. Nel De Architettura, nel libro decimo, prende in esame il problema delle proporzioni, come l'esempio della fila di colonne posta a giusta distanza l'una dall'altra, analisi dove appunto la simmetria gioca un ruolo insieme all'armonia. In questo studio l'armonia emerge come categoria indiscutibile in rapporto alla proporzione reale, alla ricezione e alla funzione. Questo tema, che comprende la misura e il numero, il tutto e la parte, il cosmo e il corpo umano, appare in varie ricerche successive fino all'Alberti, de re edificatoria, a Dürer, citato poco fa, della proporzione eh, umana e al Palladio, con i suoi quattro libri d'architettura. Per poi. L'evoluzione di, di, di un'estetica dell'armonia si tradurrà nei dilemmi delle poetiche romantiche per poi dissolversi nel, in quelle novecentesche. Ma anche la nostra percezione, insieme alle nostre rappresentazioni del paesaggio e della natura, risuonano nel, nella storia di queste strategie dell'occhio e del sentimento. C'è infine, e concludo in tre minuti, il gioco dei contrari. Da queste considerazioni si comprende la portata della concezione estetica che vi è implicata. In un'antica massima dell'armonia possiamo avvertire una sintesi mirabile di ogni ragionamento successivo, tra lo scorrere della storia e il mutamento delle tradizioni, dall'ammirazione della natura all'ordine percettivo e compositivo delle varie arti dalla fantasia inventiva alla ricezione. È una frase di Filolao, cito, l'armonia si genera dai contrari, perché l'armonia è fusione del molteplice e concordia del discorde. Fine della citazione. La sentenza rileva che il pensiero greco ha saputo vedere l'armonia nella discordia, introducendo il tema del controllo su ciò che è contrario. Rendere concorde ciò che non lo è offre il panorama di un, di un eh, tema appunto paradossale. I romani usavano, i latini usavano l'espressione concordia discors e presenta il sistema degli antagonismi nel disegno poi dell'unificazione armoniosa di un'unità organica della molteplicità. L'armonia mostra dunque un pensiero dell'insieme che trionfa sulle discordanze e dal punto di vista mitologico segna la fine del caos per affermare una visione del cosmo. <coughs> Questa teoria è alla base di tutti gli elementi estetici, dall'antichità all'inizio del secolo scorso. Filtrata attraverso il numero e la sequenza, influenza per via positiva o negativa tanti esempi di opere legate alla classicità, ma anche, per contrasto, tante produzioni de delle più recenti esperienze dell'avanguardia. Su aspetti di questa natura, ci eravamo già brevemente soffermati riportando il pensiero di Hegel. Ciò coinvolge inevitabilmente la rivoluzione estetica del Novecento. Gilo Dorfles, nell'arte moderna, ha proposto una teoria della disarmonia, che è infatti storicamente e culturalmente congeniale ad essa, che ha vissuto una, una immaginazione anticlassica volendo mettere in risalto la forza dello shock, della provocazione, della distrazione, del brutto, contro l'idea dell'equilibrio, della simmetria, della serenità, della bellezza e della grazia. L'importanza data alla dissonanza e alla casualità nell'ultimo secolo ha limitato il ruolo che l'armonia, la bellezza, la sublimità, la simmetria ebbero nella storia. E nelle teorie artistiche. L'idea di paesaggio è stata travolta dalle trasformazioni dell'età industriale e post-industriale, del gusto e delle arti. Il suo genio, passione dell'osservare, del contemplare, del fare, del progettare, ideale memoria legata alla cultura, alla storia, alla scienza, al modellamento del territorio si trova oggi in un abisso ermeneutico. Il paesaggio, istituzione dell'estetica, è caduto oggi nel vuoto di modificazioni imprevedibili e oscure. Vi ringrazio molto. E un ringraziamento speciale anche alla persona che ha tradotto questo mio testo e so che è un testo non semplice. ven... Ah, sí. Gracias. Boas tardes. Eh, a miña lectura, do dito polo profesor Milani, é que se trata dun magnífico esforzo por construir e os eixos fundamentais e básicos do que eu chamaría unha epistemoloxía da estética da paisaxe. Eh, se eu est estou entendendo ben este modelo epistemolóxico, estáse supoñendo que a experiencia da paisaxe é algo que se dá en todas as culturas e en todos os momentos históricos. Y é precisamente contra esta pretensión de universalidade do modelo contra a que me gustaría argumentar. Eh, para ir definindo eh, e concretando a miña posición, comenzarei por eh, tentar contestar a pregunta de si o que os urbanitas entendemos por paisaxe é aplicable tamén ás culturas distintas da nosa En nomeadamente os sectores non urbanos da Galega, ou trátase máis ben dun concepto etnocéntrico que inadecuadamente aplicamos aos outros que non comparten o noso universo coa pretensión de asimilalos a nosa maneira de mirar o mundo. A tese que pretendo defender poderia formularse así, en trazos grosos, os galegos de cosmovisión non urbana e, en xeral, as culturas campesiñas están incapacitadas para ter experiencia da paisaxe. Pero hai algo máis. Esta imposibilidade para a paisaxe non nace das limitacións do mundo campesiño e de outras culturas, senón da incapacidade do mundo urbano para acceder a unha experiencia integral da relación persona-mundo que, como tantas veces acontece, na vez de recoñecela como unha limitación propia, proxectámola contra os outros como se foran eles os que tiveran o problema. Eh, retomo entonces a pregunta. Están os galegos de cosmovisión non urbana e as culturas campesiñas en xeral incapacitadas para ter experiencia da paisaxe? na vez de comenzar, como fai o profesor Milani, por un concepto de paisaxe sacada da reflexión dos teóricos da estética, vou comenzar polos diccionarios que son o instrumento de que a clase culta se serve para espallar as súas ideas. Para nada se trata, penso eu, dunha escolla azarosa. Así como os mapas contribúen a fixar nas mentes de quen os contempla a imaxen dun territorio e por iso teñen tanta importancia a hora de socializar entre os cidadáns a identidade dun país ou calquer tipo de territorio, o mesmo acontece cos diccionarios. As palabras, a través das respectivas definicións, son como mapas mentais que van internalizando en quen as aprende o sistema de categorización do mundo que cada lingua comporta. Un dicionario é pois un mapa mundi da linguaxe onde con máis ou menos exhaustividade podemos atopar a cartografía dos universos mentais e das cosmovisións hexemónicas da xente que controlan a cultura. Se a esta luz tratamos de descubrir cal é a ideoloxía que se acocha debaixo da semántica da palabra paisaxe nas distintas edicións do dicionario Eucollingos da Real Academia Española, O primeiro que constatamos é que se trata de un termo que basicamente mantén o mesmo campo semántico ao longo de toda a historia da institución, o que nos permite inferir que se trata de un concepto bastante estabilizado e isto, a súa vez indica que os xogos de intereses en torno a este campo mantéñense básicamente estables. Si tratamos de descubrir as metáforas básicas sobre as que está edificado o significado social Non o significado erudito da palabra paisaxe, vemos que nas súas distintas edicións o dicionario da RAE está votando continuamente man de tres imaxes: a da pintura, a da mirada e a da estética. Paisaxe como pintura. Pedazo de país en la pintura. Edición 1832. Trozo de país más o menos extenso pintado en un cuadro edición de 1869. Pintura e dibujo, edición de 1927. Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno, edición de 1992. Paisaje como mirada. También se dice de un terreno en el que fijamos la atención, edición 1869. Porción de terreno que se ve desde un sitio, edición de 89. Extensión que se ve desde un sitio, a do 92 paisaxe como experiencia estética. Terreno en el que fijamos la atención considerándolo artísticamente, na edición de 1869, extensión de terreno considerada en su aspecto artístico, edición de 92, non cito máis. Ben, a conclusión a que se chega despós deste recorrido é que a idea de paisaxe que estuvo transmitindo a Academia ao longo das distintas edicións do seu dicionario Dinos que paisaxe non é tanto un concepto xeográfico ou ecolóxico, senón unha experiencia básicamente subjetiva que pertence ao ámbito da estética e dos valores artísticos. Pero hai un segundo aspecto que é para min aínda máis importante, a saber que esta subjetividade na que se instalan as sucesivas definicións non é a subjetividade da acción, senón a da mera contemplación e do gozo estético en modo algún relacionado coa transformación da realidade. Tentarei explicarme. Reducir a paisaxe a contemplación implica ter necesariamente que externalizalo. Isto é, converter ese anaco de territorio no que fijamos la atención, vemos desde un lugar, convertimos en cuadro ou consideramos en su aspecto artístico, En algo distinto de nós, por decirlo nunha palabra implica convertelo nun obxecto nun oblláquere en algo que está fronte a nós e que, polo tanto, é distinto. Entre as múltiples consecuencias que ten converter a paisaxe en mirada ou máis exactamente en marco ou cadro no que se coloco o mirado, neste caso, o territorio está atrochar a realidade, atrocear a realidade. Como é sabido, xa destos gregos, a cultura occidental letrada ten definido o home como animal racional, animal en tanto que tenga capacidade de sentimento e emotividade, racional en canto que disponda capacidade de entender. Pois ben, na vez de considerar estas dúas dimensións en plano de igualdade, a cultura hexemónica sempre seguiu pensando na estela de Platón que o correcto era que a racionalidade controlara a animalidade no caso de non poder eliminala. De feito, os movimentos espiritualistas sempre aspiraron a converter o ser humano en razón pura. Agora, ben, a grande meta do imperio da razón foi conseguir que as persoas mirasen toda a complexidade de si mesmas e do mundo no que habitan desde a torre de marfil das ideas. O que veño de decir preséntanos un problema engadido. A palabra idea, como todos sabemos, deriva de eidos, eidos é o aoristo do verbo orao, que significa ver. Idea, polo tanto, significa simultaneamente visión e concepto. As ideas non son máis que tipos particulares de visión, pero que comparten a estrutura básica de toda a visión. Isto é, os humanos só podemos ver se si se dá unha relación fondo-figura, quere isto decir que para que haxa visión ten que haber un recorte dunha imaxe sobre un fondo. No caso particular desa visión que son as ideas, ese recorte é a definición. Cando eu defino, verbigracia circunferencia, como curva, pechada, plana e equidistante, o que estou facendo é recortar esa idea e imaxe do fondo formado polo conxunto de todas as imaxenes. Agora ben, e aquí ven o problema, cando recorto algo sobre un fondo, o que estou a facer é descontextualizar a cousa recortada e, polo tanto, estou a alterar e mistificar o seu significado. Si quero comprender unha imaxe, supoñamos dun santo, non basta que me limita a analizar a imaxe. Terei que coñecer se si está nun museo, nunha igrexa ou no salón dunha casa, porque segundo o contexto no que esté, vai a ser unha cousa distinta. O mesmo casa, pasa coas ideas. Canto máis empeño poño en definilas, e non se esquenza que definir, como sinala a propia etimoloxía, e, e poñer lindeiros, poñer muros, máis me estou incapacitando para contextualizar e, polo tanto, para entendelas. Aplicando isto ao cerne da nosa reflexión, a idea de paisaxe concebida como visión e como cadro está a descontextualizar a paisaxe do resto da realidade pola vía de convertir en anaco o que no fondo é un todo, ou quizá máis exactamente, pola vía de converter en fotografía ou cadro, isto é, en imitación, a propia realidade estamos na mesma clase lóxica de quen, contando co original, preferís unha fotocopia. Sabido é como Platón na República, divide os membros da polis en tres grupos, os campesiños que teñen que encargarse da produción de alimentos, os soldados que teñen que defender a cidade e os señores filósofos os que lle corresponde pensala. Cada un destos colectivos ten o seu particular campo de formación e aprendizaxe os campesiños na agricultura, os soldados no campo de batalla e os filósofos na escola. A nosa palabra escola, como sabemos, deriva do grego escolé, e escolé empezou significando ocio e dai pasou a significar escola. A razón foi que para Platón os filósofos debían estar preocupados únicamente polo saber este acadábase a través da contemplación e da visión pura sin ter ningún contato co mundo dos intereses e das paixóns. Os que a tales cousas se dedicaban, os non filósofos, decían deles que malgastaban a súa vida nos negocios, no nec otium. Interésame destacar esa conexión entre ocio e visión porque nos dá a clave para explicitar as exixencias que leva consigo o concepto de paisaxe da cultura urbana. O perfil de actitudes que Platón exixía para os filósofos foi pouco a pouco converténdose en cosmovisión da sociedade urbana no sentido de que a imaxe do señor filósofo se converte no ideal proclamado, por máis que non levado á práctica, o que todos os cidadáns deberan aspirar. De aí que, se a luz desta filosofía de fondo volvemos a considerar as cualidades que fomos detectando na forma de conceptualizar a paisaxe, vemos que tanto o presuposto do ocio como da limitación definición que atopábamos no mundo grego, volvemos a atopalos aquí. Ben, hasta aquí o mundo urbano. As sociedades tradicionais móvense nunha cosmovisión totalmente distinta o imaginario do traballo nas sociedades campesiñas está sobredeterminando o conxunto das actividades da súa vida, o que significa que na súa cosmovisión non hai cabida para o ocio como experiencia positiva. O imaginario popular está cheo de advertencias sobre a necesidade de xulgar a xente en relación ao traballo e non a folganza. Permítame xustificar o dito traendo a colección unha mínima escolla no que vou a ceñirme o xénero literario do refráns. Nace o home para traballar e non para folgar. O que ten carro e muller nunca lle falta que facer. Traballar contento, pero sen perder alento. Ate chegan a contrapoñerse traballo e saúde con ventaxa para o primeiro. O traballar e virtude, o non traballar saúde, mellor virtude que saúde. Con todo, a contraposición é só aparente, o traballo cansa, pero non mata. Tan importante é o triunfo do traballo sobre a preguiza, que o refraneiro chega a decir: mellore traballar de balde que vivir de balde. E facendo gala dunha ironía a medio camiño entre Sócrates e a retranca, atopámonos con esta pirueta dialéctica que obliga a pararse a pensar para poder comprender, que en fuxe do traballo fuxe do descanso. Se ben se pensa, parece difícil descansar sen primeiro terse cansado. Xunto a este conxunto de proposicións, en positivo exaltando o traballo como forma de estar diante da vida, atopámonos tamén cunha panopria de dardos, igualmente abundantes, que perseguen o mesmo fin pero utilizando o camiño de denigrar o estar sen facer nada. Esa visión desinteresada. Muiño parado non gana maquía. Mariñeiro que dorme peixes non colle, besta parada non fai xornada. Camarón que se dorme vai no levando a corrente, barco parado non gaña frete, que en folga non medra, dona que pouco fía sempre fai ruín camisa, etc. Como é fácil de catarse, a filosofía de fondo de todos estos estímulos consiste en ir construindo e internalizando nos que comparten esta cosmovisión o sentimento e a convicción de cuidar da vida para un campesino está en converterse por parafrasear noutro sentido a expresión heideggeriana en seres para o traballo onde o tempo libre máis que un ideal é un perigo porque como di outro refrán canto máis un folga máis preguiza ten de feito tan adiante se eleva o ataque a ociosidade o contra o necotium que a tu imperativo do descanso do, de, dominical parece ser vivido máis como unha obriga que como un prazer. Para descansar os domingos é porque o manda Dios. Alguén pudera pensar como contraargumento a miña tese de que os campesiños non pasean nesas ringleiras de bellos e bellas que aguilloados pola insistencia do seu médico en que paseen podemos atopar na tarde de calquera día percorrendo os camiños das nosas aldeas contestaría brevemente dicindo que tales vellos non pasean senón que andan. Lonxe deles ese andar sin outro fin que el de recrearse, que arrae exixe para falar de paseo. Con só estar atentos ao tipo de conversas que normalmente teñen entre eles nesas camiñadas, poderase percibir que o tema dominante de conversación, cunha monotonía que aburre, é a saúde, a influencia que tales paseatas teñen o colesterol ou na hipertensión, etc. En fin, andan non para encher o ocio, senón como poideran tomar unha medicina para cumplir co traballo de estar sans, ou máis ben para recuperar un chisco a saúde perdida. A vista do dito, teremos que concluir que a experiencia urbana da paisaxe non só está fora, senón que antagónica da, visión, da cosmovisión tradicional, da sociedade campesinha galega. Pero, ademais do traballo que o impade todo sin deixar espacio para o ocio e para a pura contemplación, outro aspecto no que as sociedades campesinhas están nas antípodas da cultura urbana é en que a totalidade é non a partición, a definición, é o preconcepto desde onde se mira todo. Os urbanitas estamos moi habituados a categorizar o tempo en dúas clases, tempo de ocio e tempo de traballo perfectamente definidos e cuantificados cada un deles. E así como cando estamos en tempo de traballo, o que se agarda de nós é que cumpramos coa actividade productiva que esteamos a facer sin que teñamos que sentir por eso máis mínimo prazer, máis ben ao revés, cando polo contrario estamos en tempo de ocio, se san fins de semana, festivos ou ferias, parece que de alguna maneira estamos obrigados a divertirnos, a pasado ben e a recrearnos, por máis que non sintamos unha especial necesidade. Descansar e producir, otium e necotium. Naturalmente que en distintas cantidades van marcar ata a xubilación o ritmo das nosas vidas. Na aldea as cousas son moi doutra maneira. O descanso e, sobre todo, o lecer e a diversión non están en absoluto expulsados dese mundo do traballo fronte a esa nidia separación entre tempo de traballo e tempo de festa que caracterizou o mundo urbano, o típico nas aldeas era que os traballos, especialmente os máis esforzados e duros do ano, estivesen impregnados dun aire de festa, no que non faltaban os xogos, os cantos, os bailes, a comida extraordinaria e ate os desafíos en verso entre os participantes, sobre todo entre mozos e mozas nas mallas, pero tamén nas botas, nas ceituras, nos carretos, en toda esa serie de traballo por veces esgotadores na que os veciños colaboran uns cos outros, tiñan lugar unha serie de actividades e condutas festivas e lúdicas que o tempo que estimulaban o traballo convertían en atractivo e desexado un acto duro e fatigoso. No caso das mallas, por exemplo, como era normal que no entorno se celebrasen varios ao mesmo tempo, establecíase unha retesía entre os traballadores dos distintos grupos, de modo que os primeiros que remataban de facelo palleiro celebrábano con foguetes e ate con bombas de palenque. Por suposto que desta victoria íase presumir con bromas e chanzas ate a próxima malla co conseguinte cabreo dos grupos que quedaran atrasados. Como é fácil ver, a broma e o xogo Cumplen simultaneamente varias funcións, estimulan a competitividade no ritmo de traballo, converten un traballo especialmente duro en algo apetecible e, ao tempo, crean ese cemento social que, como dirá China é o que converte os meros grupos de asociados en comunidades. A vista do dito e para concluir, quixera facer a seguinte reflexión o que a primeira vista parece unha eiva da cultura tradicional, deberíamos aprender a velo como unha fortaleza de a que os urbanitas podemos aprender. A única condición que se require é estar dispostos a superar o endémico etnocentrismo da alta cultura que nos caracteriza e ser quen de entender que os outros tamén poden ensinarnos cousas. O que queda da cosmovisión tradicional campesiña pálido reflexo de un cundiano moi lexano foi, conserva ainda potencialidades que poden servir de modelo de como reorientar este noso mundo urbano que, seducido por un falso progreso, camiña cara a súa descomposición. Ideas como a inclusión da diversión no traballo, a superación da psicose do especialismo, ese saber casi todo sobre casi nada, a comunión entre ser humano e natureza, etc., cando se está disposto a pensar desde elas o mundo actual, permite albiscar que un novo ecoloxismo de rostro máis humano é posible, que cabe substituir o concepto urbano de paisaxe polo de territorio humanizado e feliz, que, en fin, a tradicional separación entre nós e os outros pode atopar un punto de encontro nun nosoutros, como nos decimos cando falamos de nós. Nese momento, o respeto polos demais e pola natureza deixará de ser unha utopía. A reclamación sería que, cando pensamos a paisaxe, cando pensamos a estética, eh, non seguíramos só unha traducción, sino en sentido hegeliano, fixéramos dialogar tamén esos opostos para chegar a auténtica, a human, e non para quedarnos no as asesinato dunha das partes. Moitas gracias. Sì, io ringrazio il collega per questa lettura eh, parallela del paesaggio e eh, in effetti eh, esporre i problemi del paesaggio dal punto di vista di chi lo modella concretamente nella quotidiana fatica. È molto interessante e certo noi dobbiamo pensare a questa fatica e a questo sudore che può essere anche in parte almeno una festa del lavoro. Riprendo i punti esposti dal mio collega, e io sono veramente molto felice che abbia parlato di questo aspetto di, come dire, di localizzazione e del fatto che esiste sul paesaggio una promozione di una cultura alta e sofisticata che proviene da molto lontano e che diciamo suppone di eh, creare un'utopia rispetto all'esistente. Ma ha fatto bene a citare in effetti la, il dizionario perché è così che si parte. <coughs> E nel dizionario, in effetti, il paesaggio, almeno nel dizionario qui è che è stato esposto, il concetto di paesaggio emerge soprattutto legato alla visione, a un'esperienza estetica della visione soggettiva. Mm. Nei nostri dizionari, però, e poi nel, negli studi più specifici del paesaggio, noi mettiamo in evidenza il fatto che la nozione di paesaggio, di quella infatti cui ho fatto riferimento, eh, muove dalla, da pagus, cioè da villaggio. Quindi non è così distante questo modo e che poi inevitabilmente il pensiero costruito ed erudito ha tutto un suo senso, cioè così come nella città e dalla città muovono i filosofi e gli architetti, essi pensano l'esperienza umana in un processo di ordinamenti. Quindi direi che è questo è il punto. Certo l'appartenenza comune è qua, cioè l'esperienza che muove l'umanità in un centro che è il senso del villaggio, cioè di una comunità umana che vuole umanizzare ciò che si trova come un valore intorno e quindi opera. Ma operando istituisce per forza delle norme per la conoscenza e istituisce delle regole. Io stesso ho ricordato come nei modelli delle città ci possono essere due modelli lungo la storia e cioè quello di Prometeo che lo dico metaforicamente, lo ripeto, può essere aggressivo, brutale e l'altro modello che è quello utopistico. Nelle visioni religiose esiste la visione dannata, cioè dannata dico cioè della dannazione, eh? cioè la visione negativa, terribile, perversa della città fondata da Caino, biblicamente, e poi esiste la Gerusalemme celeste. Le modalità del, della percezione del paesaggio vanno intese a partire da questo fuoco comune, l'appartenenza a un gruppo che vede la natura e deve trovare delle risorse. Inevitabilmente la storia ha istituito popoli con leggi, istituzioni, gruppi di persone che dovevano dedicarsi allo studio della scienza, della conoscenza, alle tecniche, eccetera, e ha istituito degli ordinamenti. Il motivo è comune. Se poi io devo parlare di una identità, Scusi quanti, quanti minuti ho? Perché ho segnato molte cose. Quanti minuti ho? Dieci minuti, grazie. Ancora. Cioè, va bene, allora taglio, faccio sette minuti io, va bene, d'accordo. Allora il problema è quello dell'identità, cioè se c'è un problema di identità è così complesso parlare del problema di identità. E certo, io uso i miei sistemi e le strutture del pensiero o dei pensieri ai quali io sono, nei quali sono addestrato. Per cui è giusto parlare sempre di identità composite. Cioè, il paesaggio, come ho detto, è trasformazione e relazione. Quindi la cosa implica anche questo discorso, in parte, certamente. E, tuttavia, eh, attenzione, io non ho parlato solo e eh, eh, lo sa mio collega di, eh, di, una, di una teoria della visione il paesaggio non è solo una teoria della visione ha parlato di un paesaggio anche come opera quindi di un fa, del fatto che eh, certo gli agricoltori, gli agricoltori sono i costruttori agricoltori come tutti gli altri che lavorano nel paesaggio, ma è inevitabile nella storia c'è un sapere tradizionale antico che viene da essi stessi e da altri che hanno lavorato con essi e che sono in quella società organizzati precedentemente non in democrazia, ma in classe, inevitabile. Noi abbiamo ereditato un sistema che ha favorito una visione del paesaggio che è certo è della nobiltà e della borghesia, l'abbiamo ereditato, ma sono quelle formule ritenute universali che sono alla base delle valutazioni dell'UNESCO. E quando all'interno delle valutazioni dell'UNESCO noi vogliamo salvaguardare le tecniche tradizionali e in effetti anche qui io sono un sostenitore di questo, mentre invece in giro sapete nelle campagne, eccetera, ovunque nel Mediterraneo non è così, o altrove o comunque di un giusto rapporto tra le tecniche tradizionali e i miglioramenti possibili dati dalle tecniche contemporanee create dagli ingegneri o da altri. Le tecniche tradizionali hanno bisogno di supporti. Quindi le tecniche tradizionali portano un sapere tradizionale. Sono ben contento che esista questo discorso sul sapere tradizionale. Il governo italiano, insieme al, al, alla regione toscana, ha affidato a un consulente dell'UNESCO un grande impegno che è quello di lavorare in Toscana per le tecniche tradizionali, salvaguardarle e riproporle. Ma il problema è che le persone che lavorano in campagna non fanno più queste tecniche tradizionali, bisogna ricreare i lavori. Quindi il problema di una, di una visione delle tecniche tradizionali e giustamente del sapere tradizionale del quale si è parlato poco fa, oggi si è dissipato in tutt'altra cosa. Stamattina Donadie mostrava l'immagine eh, di, eh, della, 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 della Toscana, così come noi conosciamo, di certi luoghi bellissimi, eccetera. Io vengo da un convegno fatto recentemente lì, dove le persone che lavorano hanno, hanno fatto fare al sindaco, chiedendo un permesso speciale, delle case che sono in realtà abusive. Cioè, guardate che questo è un problema immenso. Adesso tocchiamo poi altri problemi. Cioè quelle case sono abusive, ma gli abitanti hanno istituito altre regole rispetto a quelle degli intellettuali o del sapere antico che condivideva col sapere tradizionale la gestione del territorio e quindi anche del paesaggio, cioè del territorio, dell'ambiente umanizzato, e, ha, e hanno quegli stessi abitanti tradito il senso, non perché hanno tradito il senso della bellezza in senso stretto. Ma perché, tradendo quel senso di bellezza, hanno tradito il corpo del paesaggio, così come per molti secoli lo hanno istituito? Tanto che un famoso docente della sapienza, che si era comprato la villa esattamente in quel punto, ha fatto in Italia: qualcuno di voi forse sa qualcosa dell'Italia in queste settimane? Una protesta spaventosa perché gli hanno messo davanti a casa sua queste villette a schiera capito il meccanismo, cioè io sono d'accordo con lui, però in una comparazione tra i saperi come poi hanno fu ha funzionato la civiltà, senza dire che la civiltà e la cultura sia alta o bassa, ma in un'idea di integrazione. E beh, vabbè, ho sognato altre cose, diciamo, creare la natura è... Una cosa che riguarda tutti, sia ehm, le persone che lavorano nel sapere tradizionale, ma su cui ci sono certe ambiguità, eh, sia il grande sapere della tradizione, dico grande perché ha istituito dei corpi sociali forti, che sono quelli poi che dominano in una valorizzazione o no, purtroppo. Ma adesso dobbiamo compensarli, questo è evidente. Sul problema del, dello stupore che io ho citato e quindi della contemplazione, sia chiaro che ho parlato sia di contemplazione e di opera dei singoli e delle comunità, perché io ritengo le comunità creatrici di quel paesaggio, di quel certo paesaggio, non le ritengo assolutamente strane. Qui ci sono filosofi che hanno appunto detto, così come nella pittura si avverte la contemplazione di, di quel certo paesaggio dentro come percezione singola, io ritengo che ci sia una percezione e una fabbricazione del paesaggio dal punto di vista delle comunità, sono perfettamente d'accordo, non l'ho citato qui ma in altri casi. E dal punto di vista dello stupore sul pensiero greco, Heidegger in un, nei suoi saggi sulla logica della metà degli anni 30 disse come l'uomo ha cominciato a conoscere con lo stupore. Certo, questo è forse piuttosto gerarchico, ma è alla radice della civiltà occidentale a cui io ho fatto riferimento in questa sede e per questo mio lavoro. No, scusa, ho preso molte. È bene dare sette minuti anche io. No, no, non io vi no, 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 no assagno. E eh, solo vou a referirme a un punto concreto dentro do múltiple que, que aí todo unha discusión sobre a razón de fondo, pero é esa cita que facío o profesor da visión do patrimonio, incluído patrimonio natural que tenga UNESCO, de en que a palabra que emplea e el volveu a utilizar é salvagardar. Eh é bonito pararse no sentido das palabras. Salvagardar quere decir salvar para gardar. É decir, como para metela nun fanal para que non se perda. É, ou todo máis para considerar unha especie de reserva india para que despós veñan os xaponeses é, e a fotografía en Kakodak. É, eu creo que o patrimonio e as culturas antigas, además do valor objetivo que poden ter, é, é, decir, son instrumentos para invertir. entonces que dio patrimonio e eh, salvar para invertir. Por qué digo para invertir? Porque que nos están dando moitas veces claves e alternativas que podemos utilizarlas nos na construcción dese de futuro noso. O que diría que os futuros, en vez de definilo solo desde nós mesmos, O, o, os definiramos en diálogo con outros, sean culturas tradicionales, sean outras culturas. É dicir, se é necesario construir o auténtico multiculturalismo, non é, yo te respeto, pero non pienso distinto. É dicir, solo nun auténtico diálogo é necesario a igualdad e non criterios que, que expostan esa igualdad. Punto, perdón, gracias.